Come si può avere una speranza certa? Questo è il tema al centro della discussione che riguarda non solo circa 6.000 testimoni di Geova della città di Catania. Noi ne parliamo con il portavoce dei testimoni di Geova in Sicilia, Giuseppe Scuderi. Intanto buongiorno e ben ritornato qui su Radio Fantastica. Buongiorno Umberto, grazie a voi, Allora, grazie a voi. 2 giorni di appuntamenti, il fine settimana per parlare appunto di come si può avere una speranza certa, qual è il focus esatto sul quale verrà concentrata l'attenzione? Grazie Umberto, sì, è un periodo segnato sicuramente sempre di più dall'incertezza per il futuro. E proprio per questo i testimoni di Geova organizzano proprio nel mese di aprile 2 importanti eventi per riflettere sui motivi che possono aiutare a non perdere la speranza. E per la prima volta entrambi gli eventi si terranno in modalità ibrida. Tutti i luoghi di culto infatti saranno gradualmente riaperti in piccoli gruppi di presenti, ovviamente seguendo il protocollo concordato col Ministero dell'Interno, e chiunque desidera unirsi potrà farlo anche in videoconferenza attraverso la piattaforma Zoom. Il primo proprio evento speciale sarà, come da te anticipato, una conferenza di 30 minuti dal tema Come si può avere una speranza certa. E si terrà proprio questo fine settimana del 9 e 10 aprile e fornirà ragioni concrete per avere fiducia nella speranza contenuta nella Bibbia. Poi c'è un secondo appuntamento, quello del 15 aprile. Per i cattolici siamo in pieno triduo pasquale, ma anche i testimoni di Geova commemorano la morte di Gesù. Sì, questo secondo appuntamento è l'evento più importante dell'anno per i testimoni di Geova, che è anche l'unica celebrazione che i Vangeli incoraggiano a ricordare. Si tratta dell'annuale commemorazione della morte di Gesù Cristo, che si terrà la sera del 15 aprile 2022, dopo il tramonto, e corrispondente al giorno in cui Gesù, il 14 Nisan del calendario ebraico, proprio istituì la celebrazione, seguendo le indicazioni riportate in Luca al capitolo 22, versetto 19. La parte principale di questo evento è proprio un discorso che mette in risalto il valore di questa morte, spiega come possiamo trarre beneficio da quello che Dio e Cristo hanno fatto per noi. Questo coinvolgerà, come ben detto Umberto, 22.000 testimoni siciliani, di cui 6.000 solo nella città di Catania e oltre 500.000 in Italia. I presenti praticamente saranno il doppio dei testimoni di Geova, quindi tantissime altre persone assisteranno a questo evento. Entrambi gli appuntamenti ci ricorderanno le valide ragioni che esistono per avere fede nelle promesse che la Bibbia ci fa di un futuro migliore. L'ingresso agli eventi è gratuito, non è richiesta alcuna registrazione per l'evento online e le informazioni per partecipare localmente sono disponibili sul nostro sito ufficiale jw.org nella sezione Chi siamo. Voglio approfittare della sua presenza qui in collegamento con noi perché proprio i testimoni di Geova, ma non solo, nei giorni scorsi hanno preso parte a un webinar, quindi un incontro online, dove è stata fatta una riflessione sulla narrazione mediatica del fatto religioso. Mi sembra argomento molto di attualità. Sì, come hai ben annunciato anche nella rassegna stampa che avete fatto nei giorni scorsi, da questo webinar è emersa una cosa importante. Attraverso il contributo di giornalisti ed esperti di comunicazione, il webinar proprio ha incoraggiato chi deve narrare un fatto su TV e giornali a verificare sempre le fonti delle notizie che riguardano la religione, anche perché spesso si basano semplicemente su stereotipi e pregiudizi che alimentano atteggiamenti, ahimè, discriminatori e l'istigazione all'odio. Noi la ringraziamo per questi particolari, lo ricordiamo ancora una volta, gli appuntamenti questo fine settimana 9 e 10 aprile, sono 2 incontri da 30 minuti ciascuno, dal titolo Come si può avere una speranza certa e poi l'altro grande appuntamento, quello con l'annuale commemorazione della morte di Gesù Cristo, proprio la sera del 15 aprile, dopo il tramonto. Grazie ancora a Giuseppe Grazie. Scuderi, portavoce dei Testimoni di Geova in Sicilia. Grazie a voi Umberto e per questo veramente vi ringraziamo dell'invito.
anche in altre occasioni simili. Apprezziamo tanto il vostro modo di fornire informazioni in maniera corretta, lasciando al pubblico la libertà di farsi una propria idea in base dell'informazione fornita, chiara e senza parzialità. Veramente una sincera lode a lei e a tutto il vostro gruppo editoriale. Grazie e buona giornata.